coppia non è più soltanto una trasmissione televisiva, questa trasmissione televisiva, ma anche un giornale, un magazine che racconta Palermo, un magazine di costume, di società, aperto anche agli approfondimenti culturali, agli spettacoli, allo sport, al teatro. Quando abbiamo avuto l'idea di creare Fil Rouge Magazine, abbiamo pensato soprattutto a un giornale di qualità, non una rivista uguale a tante altre, ma un magazine che racconta una città in modo diverso. Sicuramente un giornale leggero, facilmente sfogliabile da tutti, un'iniziativa che vuole essere soprattutto un punto di qualità, un punto fermo che noi tracciamo. In questo primo numero abbiamo voluto dare spazio fin dalla copertina a una giovane di 22 anni che ha già esordito nel mondo della moda, e penso sia dovere di un giornale che nasce cercare di dar spazio a chi giovane oggi vuole avere spazio nella società e soprattutto nel mondo della moda e dello spettacolo. Ma spazio anche alle abitudini dei palermitani. La pausa pranzo, un elenco di abitudini, di locali, di tendenza dove i palermitani sono soliti soffermarsi a pranzo. Poi anche un approfondimento culturale con le chiese in cui sono custoditi i capolavori di Giacomo Serpotta, gli splendidi stucchi di questo maestro dell'arte seicentesca. E ancora un'intervista a Verdone e a Muccino all'indomani dell'uscita del loro film. E poi un curioso articolo dove si parla del capitano del Palermo, Eugenio Corini, che sta per ottenere la cittadinanza onoraria della nostra città. Ecco, tutto questo è Fil Rouge, un'iniziativa che vogliamo far conoscere, fare in modo che i palermitani la vedano, la possano sfogliare, la possano guardare e soprattutto possano anche valutare, criticare, perché no. Un'idea che abbiamo voluto perseguire è quella di corredare ogni articolo con un ricco riassunto in lingua inglese, in modo da favorire anche i tanti turisti che sono presenti in città e permettere loro la lettura. Un'importanza particolare l'abbiamo voluta dare alle fotografie e alla grafica, perché pensiamo che un bell'articolo che non sia corredato da belle fotografie e da una bella grafica poi alla fine non viene letto da nessuno. E quindi abbiamo chiamato una squadra di giovani fotografi che mandiamo in giro per Palermo e per la Sicilia a scattare le foto che poi pubblichiamo nel giornale, e anche la grafica, una grafica non tradizionale, innovativa, che è anche questo uno dei biglietti da visita di Fil Rouge. E quindi Fil Rouge è un prodotto assolutamente innovativo sotto tre profili: per gli articoli, che sicuramente sono leggeri, leggibili e godibili; per il visual design, perché la grafica è importante in un giornale; e per le fotografie, che sono belle, sono particolari e raccontano un modo nuovo di vedere Palermo e di vedere la nostra Sicilia. Ci voleva, era necessario, serve a poter dare diverse opinioni ai cittadini, a chi vive la nostra Palermo, e più ne vengono meglio è. Una bellissima idea quella vostra, che secondo me va valorizzata, è già piena di contenuti, bisogna continuare ad arricchire i contenuti anche sociali e culturali, ma già è un buon prodotto.